degli attori un po' inediti, un po' avanti negli anni, ma un po' inediti da questo punto di vista. E lo spettacolo nasce da un laboratorio teatrale portato avanti al Centro Le Palme per un lungo periodo. Il titolo l'avete visto, Roba di Piazza, quindi capite bene che si tratta di uno spettacolo di Giuseppe Romanesco, dove si alterneranno scene corali, scene singole e così via, tutte legate al mondo di piazza e di Giuseppe Romanesco con tutti quanti conosciamo. E io vorrei sapere chiamare sul palco Maurizio Tagliacozzo, presidente della Casa di Riposo di Milano Roma. Buonasera a tutti, io volevo solamente ringraziare sul mio personale il consiglio dello staff della Casa del Riposo, la signora Gabriella, che è stata, proprio una delle star dello spettacolo di questa sera, è stata in realtà l'ideatrice, la fondatrice del Circolo Le Palme, la riconosciuto. Attività che il circolo porta avanti, che spaziano dalla ginnastica ai combattutissimi tornei di carte, da incontri culturali, presentazioni di libri, dibattiti anche accesissimi, e portando vita quotidiana, vita e vitalità a tutto il complesso di via Portuense. Quindi grazie. Il secondo ringraziamento è per Alberto Paloncello, che sarà anche qui questo. Ha raccolto la sfida di far recitare il Giuseppe Romanesco i soci del Circolo delle Palme, che invece sono tutti molto raffinati e che non parlerebbero. Di non essere qui, ma stavo una serata con il sindaco di Sisderot. Poi volevo dire ringraziare tutti i frequentatori del Circolo Le Palme, che è una creazione, diciamo, della Casa di Riposo, in cui noi abbiamo sempre creduto fortemente, che abbiamo sempre sostenuto e che vorremmo veder crescere sempre di più. Quindi grazie di essere intervenuti e buon divertimento. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera, per te verete serve, per te verete serve la cintura. San Pietro Arcangelo d'Aglio della Pera, quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Girasi la voi gira, cantasi la voi canta, ed qua della dar fiume, di qua della dar fiume c'è una stella. E tu non puoi guardarla, e tu non puoi guardarla, tanto brilla. E questa è Roma mia bella, d'acqua della dar fiume, d'acqua della dar fiume c'è una stella. Girasi la voi gira, cantasi la voi canta. Noi delle palme siamo i più perfetti, siamo pronti a far teatro e siamo contenti. Qua Alberto il professore noi proviamo gli aneddoti in giudaico romanesco. C'è Rosa che racconta il portonaccio, il lello che le tasse un po' pagare, c'è Rico che fa usacqua riportato,
e insola il ben voglio dare, c'è Gabriella, e che s'attrice, parla porosa, non sa che dice, poi c'è Giacobbe, fa l'ammalato, dopo ospitali, coi lastri in mano, poi c'è Marcuccio, fa candidato, parla con Enzo, e spreco fiato, poi c'è Mirella che vuol fa la dieta, se muore non ti fa, ma pranza cena. Poi c'è Marisa insieme a Rachele, fanno uno sketch e lo fanno bene. Poi c'è Giovanni, se fangarelle, per chi c'ha fame non si sente bene. Poi c'è Vittoria, vo fa un mignanne, suo figlio a scuola vo fa studiare. C'è Enzo che s'arrabbia puntualmente, però Vittoria non gli frega niente. C'è Mario con la moglie Gabriella, fanno una scena che è davvero bella, le parla della scuola puntualmente, però a Mariuccio non gli frega niente. C'è Elisabetta, canta con Lello, racconta piazza del tempo bello, quando la gente si divertiva e andava a spasso senza una lira. Noi tutti insieme qui vi aspettiamo, con i parenti noi vi aspettiamo, se voi venite insieme con i parenti noi siamo allegri e siamo più contenti, insieme tutti quanti recitiamo. E Antonio con Alberto noi ringraziamo. Cello e Alberto Pavoncello puntualmente è qui, non c'è bisogno di presentazioni perché tutti sanno. Alberto, ha fatto tante commedie giudaiche romanesche, chi è che lo conosce? Ma state zitta, a me mi è puro parente, penso che un frate andava a tammurta da confimo, perciò lo conosce meglio di me? Certo che dei recidi ne ha fatti tanti e io le ho viste tutte, però quando rivedeva prima Caimma Sore e pensa qua a criatura, ancora mi si accappa una pelle. Ma guarda tu che fai l'andaccio per te, state sbagli, perché Caimè la Sole non è la prima recita, ma è la seconda, vero signor Alberto? Ma rimanete muta che fate più bella figura, prima passa principale, Caimè la Sole, è il nome della comitiva, non da recita. Ecco, ha parlato che canne di scuola tempio. Ma dico io chi ti fa parlare? Parlo perché lo so quello che dico, infatti il titolo della recita a cui fa riferimento Elisabetta, eppure io riderio suo matto un po' suo mio, ed è la seconda recita. E io cosa ti ho detto? Scusate, io credo che se vogliamo fare teatro con Alberto, intanto dovremmo essere più disciplinati e poi cominciare a chiamare le cose con il proprio nome giusto. E quale sarebbero questi nomi giusti, a Sorcicero? Che intanto quella di Alberto è una compagnia teatrale, non una comitiva come la chiami tu. Ma intanto hai capito lo stesso. Ma che c'entra aver capito? E poi si chiamano commedie e non recite. Le recite sono quelle che fanno i bambini a scuola. Ma tanto con te, c'ha ragione tu, tanto con te, o ci si perde o ci si perde. Scusate, io penso che in questa occasione non sia il caso di parlare di come si dicono certe cose o dei miei lavori precedenti. Se mi consentite, intanto vorrei presentarvi la persona che è dall'altra parte e che, se la cosa di cui stiamo parlando va in porto, collaborerà con me, ed è Antonio Rizzuti. È quello che ha fatto Garzolaro nell'ultima commedia e poi ha fatto pure Ogo con quella del mare, l'uomo piccolo. Guarda che ti sbagli, perché Ogo in quella del mare l'ha fatto l'ipotemo Marco, De Gina De Cetralla, esso l'ha fatto su quello da Nevo Coco, è vero Sorrentò? È vero signora, ha proprio ragione. Guardate che se è per questo Antonio ha fatto pure la parte del barbone sulla...
la recita dell'ospedale con Fiorina del Buonanima Tenelli. Si dice commedia, no, recita somara. Ma sì, tanto somara. Scusate, scusate, io sono lusingato che siete così informati sui nostri lavori precedenti, però se mi consentite io vorrei esprimermi, cioè vorrei esporvi il mio progetto di fare un laboratorio teatrale in giudaico romanesco insieme a voi. Certo, certo. Ecco, allora io pensavo, fatece l'arco che arriviamo noi, la gente sveglia delle poca nostra, noi siamo sempre in gambe ed è per questo che siamo sempre allegri ancora di più, che siamo sempre allegri ancora di più. Se stiamo insieme, se divertimo, perché agli guai non ci pensiamo, viviamo bene in compagnia, finché la vita ci resterà. C'è bene il vino me, che arriva al gozzo me, a gargarozzo me, per fare festa ci vuole poco, se mangi e bene ne ci spende poco, ma poco, ma poco, su su. Mo faccio foto, che te grossa essi. Ma con che ce l'ha? Con quelli di tassi. Sei nato da commercialista? Ma quale commercialista? Ne parli di tassi? Ma te stai a parlare di tassi della comunità? Oh, io ti fisso da Dio. E già parli bene tutti, ti sono agnacini. Mo stai a sentire a te, mi mandano 100, ti dai io 100, mi mandano 200, ti dai io 200, mi mandano 300, ti dai 300. Ma cosa sta a fare, coro? Ma vattene a scuola tempi a cantare. Ma pure tu sei ripetoso, tutti gli anni la stessa storia, ad andare a combattere, fate il sangue acqua, ma poi per chi roba? Per 50-60 euro, manco la vergogna. Ma allora capisci, ma un epi 50 o 60 euro, se con quelli là non strilli un arsi alla voce, l'hanno appresso, te fanno peggio, manco che ti rigiri, che ti trovi a pagare, o terno di picciaccio, per chi credono che tutto lo puoi permettere. Ma perché non è vero? A moda fa sempre la figura di raccadiciati, l'altro spennano e spannano, villa al mare e montagna, c'hanno certi cecei dita che levano la vista dell'occhio, poi, pun parlare di vestiti, i meglio griffe. Chi roba? E meglio griffe, firme in francese, non siamo venuti questi. Allora, fa una cosa, vai con me una domenica su un comunità, te faccio vedere io quello che dici tu, come vanno a piagna miseria, pumpa cai tassi. Io, una badanaschi, porterai io sti griffiti che dici tu, ma non so più stupido d'essi. E già, tu appartieni alle menti superiori. No, mo sta a sentire a te, io farò la pata pelute. Anzi, sa cosa faccio se Dio va domenica mattina? Vai io su un comunità e gli dico, scusatemi tanto, ma io ho parlato con moglie ma, e abbiamo pensato che i tassi che ci avete mandato non sono adeguati alle nostre possibilità, che ci potresti aumentare a uscire cotto? Vabbè, è così! Grazie, andiamo lì. Sei sempre al solito! Grazie. Che ora è? Ma manca un minuto e mezz'ora. Ne manca non togli. Ma ne manca uno. Oh, è uno scotto. Ma ha portato nipote ma da America. Vabbè. E quando sparava a cannoni, tutti e due i lancetti erano allineati. Ma rimetti orologio, pastina. Vabbè. Ecco che arriva sta cosa per l'ultima. Ma modi, c'hai una passerella domenica per piazza.
A me mo dici, quella che porta i capelli lunghi lunghi da una parte e corti corti dall'altra. Quell'altra che è pitturata, non saccio manco io come. E quell'altra che porta i stivali finenti. Un mo fa di finanza fa de moda. Costo gallo che sare foca. Ma io voglio sapere una cosa. Ma i mariti di ste femmine qua, ma dove sta? I mariti, e perché sono mini mariti? Calza buboli sono mariti, come fa più alle sulla rabbia dura a me, va? Dimmi un po'. Se mai a che ore? Che ore? È un'ora dopo mezzogiorno. Ecco perché mi divisci da fame, va, andiamo. Cosa ha fatto Fieda per pranzo? Sta fa la canzonella, mi sta più in giro? Perché? Ma non sai che stiamo tutti in cura a casa Oddio, nostra? Oddio, perché state male? Ma cosa stiamo male? Siamo da sciupare. Cosa da sciupare? Che mica io vado da sciupare. A casa mia Essia, la dottoressa gli ha dato tutto il giorno hanno da mangiare il pollo, tutto un altro giorno hanno da mangiare l'ovi tosti e l'altro giorno l'hamburger e poi... Che roba? Hamburgo. E che roba è? I pizzarelli. E allora dimmi i pizzarelli. E si chiama l'hamburgo. Ma noi chiamiamo pizzarelle, tutti me pizzarelle. Vabbè, pizzarelli, boh, per ricordarmi quello che avevo oggi da mangiare, quello che c'ho io oggi per pranzo, ma via da ricordare quello che ho mangiato giotto. Ma io non mi posso strappiare tutte queste pene, sa? Io poi me ne vado a casa, mi mangio quel bozzico di veleno e me ne vado a riposare. Vabbè. Che fa, piano scuola tempio stasera? E se capisce. A che ora comincia? Dovrebbe cominciare 6:30 minca. Vabbè, intanto andiamo avanti, se sentiamo i gardicimi e poi se mettiamo, se può fare una parola, parlo un altro che detto là e se l'andiamo, va. Vabbè. Andiamo, va. A scuola tempo di cosa vuoi che parli? E detto là, certo. Andiamo, va. Andiamo, va. Di Salvatore Fornari o Cuscus. Venerdì sera fossimo invitati dagli soci di Fimo Davì, passagliamo Cuscus dei Tribolini, che ci vanno per farlo due giornati. Una rangaccia avevo da morire. Basta, vaglio passettamme per acclà, guardo Fimo e poi guardo Callà. Faccio, ma sto pappone qua sarebbe per me. Semolino, fagioli, fettuccini, cavolo in fiore, carne, sugo nero. Sta roba non la saio per davvero. Questo saremmo magnati i tripolini. Ma noi de Ghette non siamo da Mecca. Per parlare franca, non aver assaggiato niente, e pur esserci né salame né carne secca, hanno dato a dodo parentato. Ringraziamo Dio, io ho gli uomini. Come da queste parti? Aiutami a scoprire la bugia. Quali? Ma però che ti presenti candidato per il comune di Roma. Ma io mi aiuto a presentare. Oh, hai visto un manifesto con un nome e cognome di Dio. Tu fai sempre un Fabio per coglionare la gente. Oh, un nome e cognome erano i tia. Ancora insisti? Ma la fotografia hai vista? Hai ragione, Mordisco, oh. Infatti mi sembravi più giovane. Sì, mi sono fatto l'IFE. Cosa fatta l'intera riffa? Mi sono fatta la plastica e poi mi sono fatto pure un tiraggio. Te devo dire un po' di più, però. Perché? Detto così, dici. Un te scherzo, ma chi è sto mio Dio? Sa Dio, un figlio di Richetto Scoparo. Ma te è parente? No. Ah, no, ma voti? No, perché Fiemo Bruscone mi ha detto da votare Pellello o Guinati. Ho capito. Ma per quale partito si presenta? Ma perché ti risulta che io me ne intendo di politica? Però mi hanno detto che è un partito che difende noi in primi. Ah, beh. A me quando ci difendono, per me va bene. Ma tu lo voti? Ma chi? Sto ragazzo, Lello, figlio di Fortunata. Ah no, non posso. Perché? Perché io ho promesso voto a un mio primo amico di nipote, ma Samantha, che pure esso si presenta per un partito che ci tiene per un mio primo. Arbe, quando è ora delle elezioni, questi partiti vengono tutti in piazza a fuoco, Mizio.
E se tu li senti parlare, pare che da un momento all'altro si vanno a fare tutti a Milano. Ma veramente, 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 con tutti i signori che si presentano candidati, più che i partiti che si devono fare a Milano, pare che sono altri signori che si devono rifare un'altra volta. Lo sai cosa ti dico? Che quasi quasi c'è ragione di cosa. Quando passi di qua? Io vado a pian pezzo di pizza d'Angelino. No. Ciao. 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 Adesso si preoccupa della salute da mia, ma tu piuttosto ti sei fatta vedere l'analisi che avevo fatto l'altra settimana. Aglio preci. E cosa dicono? Vedete, risulta che l'analisi parla. Lo vedi come coglioni bene la gente. E stai a scherzare. Ma insomma, se vuoi sapere cosa dicono, sta bene, sta male. Avevo fatto legge a un carrello che è sopra casa mia e lavoro all'intorno. E cosa ti ha detto? Ha detto che c'hai la glicerina alta e la glicemia bassa e poi il colesterolo alto. Ma cosa sta a dire? Ma ti avrà detto la glicemia e l'azotemia. Vabbè, la glicerina, l'azotemia, ma ti dico come ti pare a te, ma hai capito sì o no? Tanto tu somaro sì e somaro arrivano. Senti, dai retta a me, domani mattina va a Bonfratelli, va al secondo piano, chiedi di un certo De Rossi e ti fa legge da esso. No, sai cosa da fa? Va da Boccione, fatti legge da Graziella. Domattina vado dal suo professor Rossi e faccio legge da esso. Non è un professore, si chiama De Rossi ed è un caposala. Va bene, domattina vado da suo De Rossi e io faccio leggere eso, sì. Sta contento lei e sta tranquillo io. Abbiamo spiccato un quadro di Mocera Bene. Ma io un po', ma che mi dirà così? Ma chi fatico che ti chiedi? Era amico mio, avevo fatto soldato insieme. Al più le potrà fare un presente. Quanto è grande il cuore di povero. Guarda, vattene a casa, va. Mi sa che non ci dobbiamo muovere. Sì. No. Grazie, grazie. Essere o non essere, questo è il problema. Mo a malare comenza, tutti i giorni la stessa storia. Ma io mi domando e dico, vuoi essere? Essere. Un VS, mazzata signi due quando sta testa. Ma essa, c'è tanti fatti la testa, poveraccia. Lo saccio, Rosa mia, ma non ce la fa più tutti i giorni la stessa storia. Vi è fuori con il telefonino, non c'è nessuno dall'altra parte. E comincia a parlare, parla solo come i matti. Ma tutti i giorni stessi cosi? O forse peggio con copione non so adatti a essa, perché c'ha altri pensieri per la testa, poveraccia. Sì, sì, Maurizio, ho letto il copione che mi hai mandato. L'ho letto, ma non se ne può fare niente. No, non insistere. Guarda, intanto il personaggio non è adatto alla mia notorietà. Poi è troppo anziano e in questo momento ho una marea di impegni teatrali e per non parlare di qualche fiction televisiva che ho in ballo. Cosa dai ho detto? Mi sbaglio? No. Ti prego, Maurizio, lo sai quanto ti voglio bene, ma non è proprio possibile. Mi dispiace per lo stesso. Ciao caro, un abbraccio forte. Uffa, che seccatore. Era Scaparro. Oh, buongiorno, miei cari signori. Come buongiorno, sta? Bene, grazie. Bene, lei? Stanca. Molto, molto stanca. Sono alle prese con un personaggio che mi distrugge.
Ma perché? C'è qualcuno che le dà fastidio, signora Gabriella? Ma perché non lo dice il direttore? Ma cosa? Di questo, questo che le dà fastidio? Che gli dà fastidio. Il direttore è uno che si fa rispettare. Ma cosa avete capito, miei cari? Cosa avete...